Cibus 2018, siamo allo stand Fiore di Puglia, SPA, una delle eccellenze nel comparto agroalimentare pugliese, conosciuto in tutto il mondo per i suoi tarallini, e ci troviamo in compagnia di Tommaso Fiore, il responsabile commerciale dell'azienda. Ciao Tommaso, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tommaso, la vostra è una storia familiare di successo. A quale generazione siete arrivati? Allora, quest'anno festeggiamo 25 anni dalla nascita di questa azienda, però io sono la terza generazione di una famiglia con le mani nella farina praticamente. Mio nonno panettiere, poi mio padre, noi siamo la terza generazione. Quindi quest'anno festeggiamo già un quarto di secolo. Un quarto di secolo molto ben speso, dal momento che in più comparti siete ben posizionati, dalla GDO alla distribuzione automatica all'oreca, voi siete sempre presenti. Sì, diciamo che con un prodotto che ormai è entrato di forza un po' nell'alimentazione italiana e non solo, ma anche quella mondiale, estera, abbiamo diversificato un po' le linee in modo da poter dare la possibilità a chiunque di assaggiare il tarallo nelle sue varie sfaccettature. E quindi ti parlo del tarallo bio che qui veniamo a sponsorizzare, un tarallo bio fatto da ingredienti di a chilometro zero, quindi parlo di olio extravergine d'oliva alla coratina, farina che viene dalle terre del Tavoliere, quindi un prodotto veramente facente parte della tradizione pugliese. A questo abbiamo anche abbinato una linea per tutti coloro che oggi sono intolleranti al glutine. Calcoliamo che in Italia sono circa 600.000 quelli conclamati, e che quindi praticamente cerchiamo di soddisfare anche le esigenze. Un prodotto quindi senza glutine, ma anche senza lattosio e senza uova. E per ultimo, che andiamo qui a sponsorizzare al Cibus 2018, i taralli fatti a mano con farine poco raffinate, quindi parlo di farine di tipo 1 e 2, fatte con farine della vecchia tradizione che utilizzavano i miei avi nelle varie ricettazioni. Quindi parlo di farina macinata a pietra, farina di grano arso, quindi una riscoperta un po' delle vecchie materie prime. Insomma, tanta roba. Io conosco il vostro stabilimento, ci sono stato, abbiamo avuto modo di fare una passeggiata insieme attraverso gli impianti produttivi, e ben ricordo la particolare attenzione che tutto il vostro staff mette nel miscelare, ridosare, cuocere, distribuire poi nelle attrezzature, nei vari packaging rivolti, destinati poi al pubblico. E per l'oreca? Per l'oreca stiamo utilizzando delle grammature, delle confezioni adatte per questo tipo di mondo. Infatti il tarallo, ma anche altri snack che qui veniamo a sponsorizzare, sono entrati un po' nella ristorazione, o un po' tutto ciò che viene fatto negli antipasti che vengono utilizzati in bar, pub. E quindi abbiamo sviluppato una serie di prodotti in un packaging che è il secchiello, con differenti tipi di snack, quindi degli snack che sono molto differenti da quello che può essere la classica patatina, quindi con un contenuto di grassi saturi ben al di sotto, e che si possono avvicinare anche un po' all'attenzione dei più piccoli. Tommaso, come al solito, grazie, sei stato esauriente, completo, hai descritto in modo minuzioso tutte le novità presentate qui, anche se non hai detto quali sono, ma qui ci vorrebbero altri 3-4 minuti al minimo, tutte le certificazioni di cui siete in possesso. Beh, siamo ormai in possesso da tempo delle certificazioni BRC e IFS,
con i massimi voti, high level, grade A, e quindi questo ci ha permesso di espanderci, quindi di poter esportare un po' in tutta Europa e un po' anche in America. Benissimo, allora grazie intanto, saluta gli amici che sono dall'altra parte. Saluto gli amici di Oreca News. E io nel frattempo, dopo aver mangiato un tarallino, perché stavolta lo accetto l'invito, proseguo insieme alla mia telecamera e microfono per documentare tutte le altre novità presenti qui al Cebus 2018.